Ciao, allora è da un po' che non ci vediamo, è da un po' che non registro video, gli ultimi sono stati registrati prima di Natale, in realtà c'è un altro video che ho fatto che è tipo un tutorial che potrete vedere tra qualche giorno perché è una commissione che mi è stata richiesta e non è ancora stata consegnata. Sapete che se faccio delle commissioni che sono poi sorprese e le persone che le ricevono seguono comunque o la mia pagina o il mio canale, potrebbero vedere prima e quindi sarebbe una sorpresa rovinata. E quindi adesso è da un pochino che non facevo video. Io volevo ringraziare innanzitutto tutte le persone che si sono aggiunte sul canale. Assolutamente inaspettate, molto gradite, ne sono stata molto felice, molto sorpresa. E visto che poi questo video lo pubblicherò anche sulla mia pagina Facebook, volevo ringraziare anche tutte le nuove ragazze che si sono unite sulla mia pagina. Mi fa un sacco piacere, siete diventate ormai tantine, cioè ovviamente per me siete tante e per me è una grande soddisfazione e sento l'impegno di poter fare, di dover fare delle cose sempre più carine che possono interessarvi per avere sempre la vostra presenza sulla mia pagina, sul mio canale. Quindi, pubblicando questo video, le nuove iscritte alla pagina sapranno anche che ho un canale YouTube e siete invitate a iscrivervi anche al canale YouTube. Allora, questa volta volevo presentarvi un progetto a cui appunto lavoro da qualche mese. E dopo le vacanze natalizie ho iniziato a dare forma a un'idea che io avevo già da un pochino, perché in questo ultimo periodo ho conosciuto delle persone fantastiche che mi stanno facendo lavorare molto sul punto croce e quando ci si trova in più persone che hanno la stessa passione, si è invogliati a continuare, si ha più entusiasmo. E vedendo queste ragazze che disegnano schemi a punto croce, sono molto brave veramente, ho pensato che potrei anche io. Io ricamo, ho iniziato a ricamare a 6 anni, quindi diciamo che un po' di esperienza nel ricamo ce l'ho. Parliamo di ricamo a punto croce, sto iniziando anche a fare qualcosa di ricamo classico che ho scoperto mi piace molto, però appunto io parlo per il punto croce e ho pensato di provare a iniziare a fare anche io degli schemi. E vi dico già che io credevo fosse molto molto più semplice, credevo fosse più semplice perché, non so, mi dava l'idea che nel momento in cui la parte più difficile, diciamo, pensavo fosse quella di trovare un soggetto, uno stile mio, o dei disegni comunque che siano disegni di inventiva, quindi qualcosa anche di carino, che sia uno stile particolare, eccetera. Al di là da questo, che credevo ed è molto difficile, credevo fosse più semplice proprio mettere in pratica poi lo schema. La prima idea che mi è venuta in mente è quella di disegnare un qualcosa su un pezzo di carta con matita e carta e nient'altro, e poi passare con dei programmi appositi per il punto croce a trasformare questo disegno in uno schema. Ho infatti acquistato, ve lo faccio vedere già che ce l'ho qui, questo programma PC Stitch beh, il programma è molto bello, nel senso che c'è la possibilità di avere tutti i colori della DMC per il ricamo, che sono quelli che uso io. È molto, è ben fatto, ok? È tutto in inglese, però è molto, per chi non sa l'inglese, è molto semplice giostrarsi un attimo, basta capire un pochettino e poi con le icone ci si arriva. Comunque, bando alle ciance, ho pensato di buttarmi su qualcosa di semplice, dei piccoli soggetti a punto croce che richiamano
il periodo pasquale, la Pasqua, da poter utilizzare come abbellimenti per la casa o per l'albero di Pasqua. E poi, una volta fatto il mio schema e il mio progetto per realizzare questi abbellimenti, diciamo, provare a rendere disponibile lo schema. Lo schema è già disponibile praticamente da San Valentino, quindi è già da metà di febbraio. E quindi molti di voi magari l'hanno già visto se mi seguono sulla pagina, però mi pareva giusto anche farvi vedere un pochettino tramite video di cosa sto parlando, anche per provare a vedere se come idea piace anche a voi e magari condividete il fatto che abbia provato a iniziare questo cammino, diciamo, questo nuovo progetto. Non è semplice, però se magari tra di voi c'è qualcuno che apprezza e ha voglia magari di mettermi un mi piace, un commento, dicendomi sì, sono carine le cose che fai, è ovvio, sono cose molto semplici. Gli schemi che ho fatto sono veramente molto semplici perché altrimenti non cioè devo partire io e può essere anche una cosa positiva per chi magari si affaccia adesso al punto croce, ha bisogno di schemi semplici per partire. Spero però che siano comunque cose belle e che piacciono. Tra l'altro non c'è solo il disegnare lo schema, ma c'è anche ricamarlo, c'è lo scegliere la tela o il lino su cui ricamarlo, i colori, e finché si ricama si tende a modificare lo schema, quindi si va a modificare lo schema, c'è un bel lavoro di fondo. Io ci ho messo appunto un mesetto e mezzo solo per questi sette disegnini. Poi ora sto lavorando a un nuovo progetto, sempre un nuovo schema punto croce. Ho già disegnato gli schemi, sto cercando di scegliere dove ricamarli e che colori usare. Molto probabilmente questo mese di marzo, siccome c'è Fili senza tempo, che è appunto una mostra proprio dedicata tutta al ricamo, io andrò sicuramente a fare un giretto per farmi un po' un'idea. È la prima volta che vado, ma ne ho sempre sentito parlare tanto bene e mi attira tantissimo le ragazze che espongono e che vendono i loro schemi, certi invece vendono anche tutte cosine, tele che servono appunto per il ricamo. Sicuramente troverò qualche ispirazione. Mi fa piacere se anche voi potete darmi la vostra opinione e farmi rendermi partecipe di cosa pensate. Allora, vi faccio vedere di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando dei cuoricini imbottiti, dove ho applicato la parte di lino, perché ho scelto di farlo sul lino, con il disegnino a punto croce. E poi io ho abbellito con un nastrino, una passamaneria, per dare un po' di abbellimento. Con un nastrino di raso ho fatto il laccetto per appenderlo all'albero di Pasqua, comunque in giro per casa, e qui c'è appunto il ricamo che ho fatto. Poi io per esempio questo e anche questo soggetto li ho abbelliti con un fiocchettino del filo appunto che ho usato per ricamare, eccetera, e ne ho fatti sette appunto disegni, quindi sono sette cuoricini. Nella mia pagina vedete anche la foto che ho fatto all'albero di Pasqua, che ho fatto io in giardino per fare appunto le foto da mettere poi come copertina. Da mettere poi come copertina appunto il mio progetto. Questa è una delle foto ed è quella con cui appunto ho deciso di fare la copertina. All'interno di questo fascicoletto, che voi potete acquistarlo nel mio negozietto di Missobi, poi vi metto sotto l'indirizzo se avete voglia di andare a fare un giro a vedere, avete gli schemi a punto croce per realizzare appunto i ricami di tutti
ovviamente di tutti i soggettini. E poi avete il cartamodello, che vi dà la possibilità di creare esattamente i cuoricini che ho fatto io. È proprio questi cartamodelli mancano solo i margini di cucitura, quindi nel momento in cui voi andate a ritagliare il vostro modello e andate a passare poi magari con una penna cancellabile sopra alla stoffa che scegliete, ricordatevi di lasciare almeno mezzo centimetro, un centimetro di margine di cucitura per poi riuscire appunto a cucire con la macchina da cucire. E dopo, da qui, dopo questi schemi e questi cartamodelli, trovate tutto quello che è il tutorial per realizzare questi. C'è la mia cagnolina che sta facendo il disastro, scusate, non ho tempo di rimettermi a rifare il video, quindi abbiamo come sottofondo la natura. E dicevo, avete tutto il tutorial, ogni foto ha la sua frasetta con spiegato esattamente cosa dovete fare, e sono veramente, cioè, ho fatto veramente tante foto in modo che possiate senza difficoltà andare a rifare tutto il progetto. Ovviamente voi, quando se vi interessa e se volete acquistarlo, nel momento in cui voi acquistate il PDF su Missobi, lo potete scaricare subito, quindi non ci sono tempi di attesa, di consegna, eccetera. E potete anche scegliere ovviamente che pagine stampare. Non dovete stampare tutto il tutorial per vedere come si fa quello, potete, quindi non è che avete le tanto spese di stampa, perché voi potete anche scegliere di stampare solo gli schemi appunto croce per averli comodi, ovviamente, e magari il cartamodello. La cosa bella è che stampando il cartamodello potete stamparlo all'infinito, perché il file vi resta, e quindi non dovete andare a tipo fare delle copie, eccetera. Potete stamparlo e ritagliarlo direttamente e usarlo subito. Questa è una mia idea, però tra l'altro, tra le altre idee, magari potete decidere di fare dei cuoricini solamente con la stoffa senza ricamo, per andare a incrementare il vostro albero di Pasqua, comunque a renderlo più pieno. Quindi ci saranno questi 7 cuoricini con il ricamo, e poi per completare il tutto anche magari dei cuoricini neutri. Potete andare a fare dei fiocchettini, magari oltre all'accetto aggiungere un fiocchetto. Adesso io qui ho un pezzetto di nastro, andare magari a fare, che ne so, un fiocchettino e lo mettete qui. E cioè, io l'ho reso molto semplice, ma chi ha un po' magari di esperienza, manualità, e vuole arricchire di più con delle passamanerie, perline, eccetera, potete sbizzarrirvi. Come vi dicevo prima, per arrivare a un progetto finito come questo, che vedete è molto semplice, sono solamente 7 disegnini punto croce piuttosto semplici, e anche il cartamodello del cuore non è che sia chissà quanto difficile, ovviamente, no? Però ci ho messo un mesetto e mezzo abbondante per riuscire a fare il progetto, e quindi c'è un bel lavoro dietro, anche se non sembra. E come vi dicevo prima, per arrivare a questo lavoro finito ci sono state delle prove e anche dei ricami fatti, che mi hanno dato la possibilità di scegliere meglio qual era la tela e la base con cui io volevo lavorare. Avevo scelto anche questa tela Ida più scura. Mi piaceva l'idea del contrasto con il
con la stoffa più chiara, mi piaceva anche l'idea che i cuoricini, che i fiorellini hanno queste fogliette che si riprendeva benissimo con il colore di questa tela, quindi io qui ho fatto tutti e 7 ricami, li ho rifatti su questa, cioè ho fatto prima su questa tela e poi li ho rifatti sul lino e ho scelto il lino poi e per certi ho anche cambiato il colore. Insomma, questa è stata una prova, ma siccome mi piacciono e sono comunque carine e non hanno niente che non vanno, ho pensato a voi, ho pensato di renderli, vedete, tipo la farfallina, ho cambiato i colori. Comunque dicevo, ho pensato a voi, ho pensato questo potrebbe essere un giveaway, potrei regalarlo alle ragazze che mi seguono e che magari apprezzano questo tipo di lavori. Che piacciono le cose fatte a mano e magari anche quelle persone che magari non sanno ricamare, non sanno cucire e magari gli piacciono e vorrebbero anche loro averle per Pasqua. Questa volta le metto in palio e faccio un giveaway. Quindi, se volete passare nella mia pagina avete tempo fino al 23 di marzo, perché il 23 di marzo io farò l'estrazione facendo una diretta nella pagina con il sito random.com, andrò a vedere chi è il vincitore. Basta che troviate il post del giveaway, lo vedete perché ci sono questi cuoricini messi a semicerchio, uno vicino all'altro, così se non faccio danni, e messi così a semicerchio, e c'è scritto proprio giveaway, eccetera. Sotto c'è il regolamento, ma comunque è molto semplice: dovete solo mettere mi piace alla mia pagina, condividere il post e poi lasciare un commentino sotto. Non occorre che scriviate chissà cosa, potete anche solo scrivere ciao. Io, una volta visualizzato il messaggio, vi lascio sotto un commento, una risposta al vostro commento, dove vi lascio appunto il numerino. Ovviamente il primo commento è il numero 1, il secondo il numero 2, eccetera, a scalare. E quindi se volete avete tempo fino al 23 di marzo per partecipare. Ovviamente non spendete niente, le spese di spedizione nel caso di vincita sono ovviamente a mio carico, è un regalo mio che voglio fare a voi, che spero sia una cosa gradita e spero che partecipiate in tanti. Già ci sono parecchie ragazze che partecipano e mi fa un sacco piacere perché la mia paura quando è iniziato il giveaway, ho detto mamma mia, magari alla fine ci saranno solo 2 persone. Anzi, speravo che almeno fossero 2 persone, perché così ho detto almeno l'estrazione si può fare se c'è un solo commento o neanche uno, sarebbe stato ancora peggio. Addio, autostima e ciao. Invece ci sono state parecchie persone che hanno partecipato e visto che c'è ancora parecchio tempo, ho deciso di parlarvene anche su YouTube. Quindi, se volete, potete tranquillamente partecipare a questo giveaway, a me farebbe un sacco piacere. Poi presto ci rivedremo con un video dedicato a questa commissione che anche questa è stata laboriosa e divertente. Ho lavorato con prodotti che mi piacciono, di qualità, e quindi spero che vi possa anche essere utile perché è un pseudo tutorial, non è proprio un tutorial perché non è fatto benissimo, però chi ha magari, siccome è molto semplice, in realtà non credo che sia capibile anche da chi non ha molta esperienza e può essere un'idea, anche solo per parlare un po' e per vedere un po' che cosa combiniamo, così per condividere un po'. E detto questo, ragazze, io vi saluto. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che condividiate la mia idea di provare a buttarmi nel disegnare schemi a punto croce. Come tutte le cose nuove richiede tempo, richiede dedizione, richiede passione e anche fatica per arrivare a un punto e io sono già soddisfatta così del mio progetto. Pensavo venisse peggio, invece è venuto carino. Ovviamente questo è solo il punto di partenza. Io spero tantissimo che possa avere un riscontro e trovare magari qualche ragazza a cui piace.
Vi mando un bacione grande, vi ringrazio, ringrazio ancora tanto le persone che si sono iscritte, invito le persone nuove a iscriversi, vi abbraccio forte, ci vediamo presto e grazie per la visione. Ciao!